would you be if you had given to protection? Carissimi amici, qua in una calda serata a Casalecchio di Reno, Bologna, zone limitrofe e un po' in tutta Italia, riprende la nostra trasmissione come tutti i martedì sera. E il vostro Don Chisciotte insieme al nostro collaudatissimo e validissimo Sancho Panza da Bari, il nostro Ugo, un caro saluto. Vi vuole salutare a te, Ugo. Un caro saluto, sì, sì, scusami se ti ho interrotto. No, va benissimo. E, l'argomento stasera, dopo gli interessantissimi argomenti che abbiamo trattato nelle ultime tre puntate sull'inquinamento, questa volta è un tema abbastanza leggero, abbastanza e certamente in tema sia per la stagione sia per la calura che sta uccidendo veramente, specialmente chi purtroppo soffre di problemi cardiaci, i bambini, gli anziani, che sono quelli in maggiore difficoltà, ma parleremo anche di questo. L'idea per questa chiacchierata, come sono tutte le nostre chiacchierate, viene da un articolo della stampa Viaggi, il giornale di Torino, che recita: gli italiani in spiaggia. Perché, come un po' in tutte le parti del mondo, anche in spiaggia ci possono essere problemi di convivenza e non sempre facili. I dati che sono stati rilevati in questo articolo vengono da Expedia, che è la più grande agenzia di viaggi a livello mondiale, e online, come ormai tutte le agenzie di viaggio. E penso che forse ne abbiano anche un danno le agenzie di viaggio tradizionali, quelle che tu vai negli uffici, ti fai consigliare e via discorrendo. Ma questo è un mio appunto, forse sbagliato, forse giusto, non lo so. Certamente noi italiani sogniamo ogni anno di affrontare viaggi verso mete fantastiche, dove c'è poca gente, dove ci sono pochi villeggianti, pochi, spiagge quasi deserte, tipo le Hawaii, tipo le isole coralline e via discorrendo. E poi, come sempre, andiamo a finire in questa, perlomeno per noi qua di Bologna e dell'Emilia Romagna, andiamo a finire in quella riviera incantata, chiamiamola così, che parte da Ferrara e arriva a Rimini, Pesaro, e lì ci fermiamo perché non sappiamo, sia per problemi economici innanzitutto, sia anche per abitudine tramandata di generazione in generazione. Ci sono intere famiglie che si fermano in un albergo, si trovano bene e vanno avanti, primi genitori, poi i nonni, e diventa una tradizione familiare. Ah, ci troviamo un vuoto di caldo a questo albergo, e gente che ci va per 30-40 anni di fila. Addirittura quest'anno leggevo nell'albergo in cui ero a Cervia che si faceva anche una festa con tanto di premiazione, tipo cavalieri del lavoro, a chi è stato in un determinato albergo per più di 10 anni. Ma è una cosa consolidata proprio, e fin da piccolo sapevo di queste cose, di questo ritornare reiterato sempre nello stesso posto, si trovano sempre gli stessi amici e via discorrendo. Tu cosa ne pensi? Quando vai in vacanza, dove vai, Ugo? Beh, intanto vorrei aggiungere una osservazione. Certo. Io
diciamo, quell'articolo l'avrei titolato Italiani spiaggiati e non di spiaggia, perché in realtà siamo qua un po' tutti quanti spiaggiati, nel senso che siamo un po' asfittici, abbiamo tutti quanti un po' di problemi, come tu dicevi bene prima, con fattori economici. Quindi le vacanze sono diventate obbligatoriamente un po' tutte stanziali. Stanziali. Che c'è? Allora, niente, c'è stato un piccolo blackout audio. E mentre tutto si risistema, volevo. Sì, gli appunti di Ugo sono corretti perché qua, nella situazione di crisi che noi abbiamo, anche le vacanze, vengono allineate alla crisi economica, all'incapacità di affrontare spese, elevate. Per passare non solo qualche giorno, ma addirittura come si faceva una volta, le famiglie stavano anche un mese al mare, cosa che adesso è veramente impossibile anche solo pensare. Comunque, le vacanze al mare sono diventate un'abitudine consolidata, non si può fare a meno, anche perché indubbiamente la salsedine, il sole, eccetera, è ancora una delle cure omeopatiche, quasi chiameremmo naturali, a minor costo e a maggiore effetto. Comunque non siamo ancora approdati a quelle vacanze a lungo raggio, siamo ancora a medio e breve raggio. Mi ricordo comunque. Attingo sempre, come faccio spesso, ai miei ricordi. Quando ero piccolo non si andava al mare, era rarissimo. Mi ricordo solamente di esserci stato una o due volte perché di solito si andava sui colli bolognesi, nel raggio di 10-15 km, in modo che il padre che rimaneva a casa a lavorare, potesse alla sera raggiungerci e passare almeno una notte con un po' più di aria, con un po' più di tranquillità. Poi ci siamo allontanati un po' alla volta da questa mete familiari, cioè vicinissime. Qua a Bologna mi ricordo che si andava su Gajbola, le prime colline vicino al Colle di San Luca, si andava nei paesini lungo il Reno o lungo il Setto, lungo i due fiumi principali che unendosi arrivano a Bologna. Adesso non si può più fare così, ma ecco un'altra cosa che volevo dire, c'era anche, e qui indubbiamente è una boutade, ma può darsi che sia successo sul serio. Tanta gente, specialmente che parlava molto ma aveva poche possibilità, si chiudeva in casa e per una settimana, 2 settimane non si faceva vedere, e a un certo momento aprivano finalmente le finestre dell'appartamento dicendo bellamente siamo tornati. È una situazione da commedia comica, indubbiamente, ma io credo che spesso, specialmente negli anni del dopoguerra, questo sia successo, perché sennò non sarebbe entrato nell'agendario comune. Ugo dovrebbe essere tornato in linea. Quindi noi sogniamo grandi viaggi, ma
e rimaniamo dove siamo. Chiedo scusa, è stato un problema tecnico. Certo, non preoccupare. Quando vuoi mi richiami, se vuoi posso riprendere, oppure mi richiami tu come vuoi. Riprendi. No, io sono andato dicendo, un po' più avanti, ma ricordando i periodi della mia fanciullezza, quando le vacanze si facevano a 10-15 km al massimo da Bologna, nelle colline bolognesi, o lungo il Reno, o il Sette, i due fiumi principali che sono vicino a Bologna. Una vacanza povera, ma comunque sempre un distacco dalla realtà di tutti i giorni. E citavo, e poi ti passo la parola, quella leggenda metropolitana che molta gente, specialmente nel dopoguerra, che voleva farsi passare per signori, e diceva che andavano qua, che andavano là, andavano su e andavano giù, si chiudevano in casa per 10-15 giorni, zitti e buoni, facendo finta di essere via. Sì. Ecco, ero arrivato a questo punto. Sì, questo accade da noi, anche qui accade, perché purtroppo ci sono situazioni che non possono essere mostrate perché magari suscitano vergogna. Certo. In realtà c'è molta dignità, insomma, ma non serve, perché abbiamo trasformato il turismo in turismo, diciamo, di massa, anche il turismo coinvolto nella globalizzazione, e purtroppo in questo processo di globalizzazione abbiamo dimenticato che inquiniamo di più. Scusami, ma un riferimento alle due chiacchierate passate dobbiamo farlo. Certo, perché più mangiamo frutta esotica e più obblighiamo gli aerei a portarcela, e quindi è come se dicessimo andiamo più spesso all'estero, però inquiniamo di più, perché gli aerei purtroppo inquinano, e così come inquinano anche i fuochi d'artificio, inquinano molto di più di tante altre cose. Quindi se vogliamo crescere dobbiamo incominciare anche a dirci che i fuochi d'artificio possiamo anche rinunciarvi alle feste, diciamo, cittadine, questo soprattutto, insomma, dalle nostre parti, dove io tutti mi quanti ricordo vanno. Molto bene quando andavo giù a Bisceglie il 15 di agosto, che c'era la sfilata dei Santi, la festa dei Santi si chiama, sì. Con un grande esploit di fuochi d'artificio sul molo, certamente. Infatti. Bellissimo, però come tu dici giustamente, insomma, tutto quello che brucia inquina. E quindi dicevamo una vacanza stanziale, Alfredo, cioè siamo diventati obbligatoriamente stanziali. Ma cos'è in fondo una vacanza? Una vacanza è la ricerca di un momento di distensione che magari durante il periodo dell'anno, lavorativo o non lavorativo, magari non possiamo permetterci. Una sensazione, diciamo, di benessere che possiamo raggiungere anche stando a pochi passi da casa, insomma, perché è una sensazione che noi dobbiamo avvertire. E se mi consenti l'esempio, è magari per dare una sensazione di piacere ad una persona che già possiede tutto, non sai come fargliela, come creargliela, se no magari regalandogli un oggetto costosissimo. E la stessa sensazione la può vivere magari chi è poveretto e magari non può regalare tanto, magari donandogli un fiore o magari un oggetto di piccole proporzioni. È una sensazione, e quindi è una sensazione che possiamo ottenere in vari modi. Non c'è bisogno quindi di sprecare, di consumare, di inquinare, di fare tanto, perché tanto le statistiche sono comunque rispettate, perché di fronte a quella gente di cui parlavi tu prima che si chiude in casa e non va in vacanza, c'è gente che di vacanze ne fa più di una nell'anno, e quindi la statistica è salva. Sì, questo è vero, perché noi, ecco, noi poi italiani abbiamo quel brutto vizio che forse altre nazioni non hanno, di andare tutti via in agosto. Esatto. Non c'è il concetto della frammentazione delle vacanze che possono essere fatte, come in molte nazioni, distribuite durante l'anno. Certamente questo è anche dovuto alle problematiche scolastiche, se non erro. Certo. Perché non ci sono, a parte Natale e quei due o tre giorni di Pasqua,
non esistono periodi durante l'anno scolastico che permettono alla famiglia di allontanarsi di casa. Io credo di aver letto da qualche parte che alcune nazioni hanno delle frammentazioni di vacanze anche durante l'anno scolastico, e questo permette di poter distribuire il periodo di riposo in maniera più consono anche alla vita dell'individuo, perché arrivati ad agosto ci si butta tutti in un marasma di persone allucinanti in spiaggia, dove non hai neanche lo spazio di una per il tuo materassino, diventa veramente stressante in maniera incredibile. Noi sogniamo le away, però andiamo a finire sempre a Rimini. Questo poi è il discorso generale. Dimmi Ugo. No, volevo dire, Rimini è, insomma, la conoscono dovunque. Rimini la conoscono in Svezia, la conoscono in Norvegia, la conoscono soprattutto i paesi nordici. La conoscono con un mare, diciamo, un po' meno scuro di quello che ha ora, anche se il mare di Rimini, insomma, non è proprio il migliore. Non è il migliore, però l'atmosfera che si vive a Rimini è molto bella, è bellissima, per cui diciamo ci sono altre prerogative che attirano. È un turismo molto ben organizzato, insomma, può essere di oggetto di studio, motivo di studio, perché sì. Credo che sappiano far turismo, insomma, quindi Il loro mestiere è quello, non c'è nulla da dire, perché hanno la capacità di coinvolgere il turista in mille cose. Certamente il turismo di Rimini, di Riccione, è un turismo mirato più ai giovani, mentre agli anzianotti come me si indirizza più verso i lidi ferraresi o verso le prime spiagge, sulle spiagge di Ravenna, dove indubbiamente c'è più tranquillità, non c'è quel caos totale che possiamo rilevare sulle spiagge verso Pesaro, ecco. Ma il turismo il turismo marittimo, se diciamo è ben concepito, i ragazzi, sai che fanno un turismo consumistico, no? Cioè sì. Magari qualcuno che c'ha un po' più di ha scelto perché magari ha riflettuto bene, insomma. Il mare ha tante belle prerogative, insomma, e per tante patologie credo che ne parleremo più là nella trasmissione. Sì, questo no, vabbè, come dicevo prima, mentre tu hai avuto il problema tecnico, certamente le cure elioterapiche sono quelle a più basso costo e a maggior vantaggio. Certo, sono le più indicate, quindi, ma anche... Sì, sì, no, ma anche la terapia del sole, insomma, l'elioterapia, al di là del buco dell'ozono, che magari dalle nostre parti non è molto, diciamo, non desta molta preoccupazione, però i raggi solari sono quelli che aiutano a combattere tante patologie e soprattutto aiutano anche nella crescita. Quindi, ovviamente in questa gioventù un po' gracilina, è proprio indicato il fatto di rimanere al sole e di usufruire di questo beneficio enorme. Una domanda medica ti voglio fare, Ugo, che mi ha perseguitato per tutta la vita. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore dopo il pranzo per andare a fare il bagno? Beh, no, non è così. Non è così. Si ossessionavano per questo. Il bagno puoi farlo anche, questo lo dico con molta attenzione, adesso non fatelo perché non è molto sempre facile fare. Il bagno lo si può fare anche mentre voglio appena mangiato, perché non è ancora iniziata la digestione. Esatto. Ma diciamo nel momento in cui inizia la digestione, quindi l'apparato digerente ha bisogno di sangue. Il sangue, diciamo, partecipa al fenomeno dell'assimilazione dei cibi che vengono... Quindi cali, e quindi non possiamo sottrarlo
attività, diciamo, dedicate al movimento, quindi muscolare. In questo caso anche magari una temperatura molto rigida potrebbe determinare una chiusura, diciamo, una vasocostrizione, quindi potrebbe alterare i meccanismi della digestione. Quindi prudentemente, diciamolo molto chiaramente, è giusto aspettare un congruo numero di tempo, un paio di ore forse, anche perché la digestione è un po' più lenta, più difficile, è più prudente. E in alternativa fare il bagno subito dopo aver mangiato, magari lasciamolo da parte questa cosa qui, perché potrebbe creare dei problemi. Ma io ti ho fatto questa domanda proprio perché mi ricordo anche adesso, quando si va al mare eccetera, le mamme, i genitori e i nonni preoccupati. Beh, sai, questo è come scusami Alfredo, questo è come il discorso, no, di chi dice io bevo solo un bicchiere di vino al pasto, no? E se il bicchiere però poi si rivela essere una brocca, insomma, il bicchiere è quasi un litro, voglio dire, dipende da quello che uno mangia. E sai, se fai un pranzo di quelli, diciamo, come dalle nostre parti ancora si usa fare, molto ricchi di carboidrati, abbondanti, insomma, dove esiste ancora un primo, un secondo, un terzo e magari anche il resto, eccetera, è chiaro che la digestione richiede più tempo. Però se invece il pasto assume i connotati di un'alimentazione molto moderna, molto fugace, e allora si può avere anche una più rapida iniezione, insomma. Credo che non ci siano questi problemi. E ritornando sempre al discorso, così hai parlato dell'alimentazione, l'occasione quando si è al mare, come faccio io quando vado al mare, di mangiare più pesce possibile. Certo, questo è molto importante. Naturalmente, dopo essersi assicurati che non ci sia del mercurio o altro. Oddio! Beh, insomma, ci stanno buttando addosso tonnellate di alluminio, non so se in acqua c'è altro, insomma. Bisogna vedere un po' che succede, ma questo è un altro discorso. Non voglio rovinare l'atmosfera, diciamo, vacanziera che occupa spazio in questa trasmissione, però credo che bisognerebbe tenere presente anche queste cose, insomma. Il mare non ha più, ci sono soltanto delle zone che vengono indicate naturalmente da chi fa esami, e quindi bisogna stare attenti quando ci immergiamo, soprattutto nelle zone vicino agli scarichi o alle foci di alcuni, se sono rimasti ancora dei fiumi, e quindi lì è ancora più pericoloso, per cui abbiamo molto inquinamento. Ma secondo te, qui adesso quando si va nelle varie spiagge ci sono questi avvertimenti dovuti alla goletta blu che fa il controllo delle spiagge italiane per dare una bandiera blu, credo, di pulizia e di sanità dell'acqua. Pensi ci si possa fidare, Ugo? Guarda, in questi giudizi adesso abbiamo l'ARPA, ci sono le strutture regionali che danno indicazioni anche sulle situazioni dell'aria, insomma, del terreno, dell'inquinamento, di tutto quello che ci circonda. Certo. Ma quello che si cerca, soprattutto quando si fanno gli esami dell'acqua, e quindi quella in cui ci si bagna, è prevalentemente la presenza di coli, le Escherichia coli, cioè è un batterio che appartiene alle vie digerenti, insomma. E quando ci sono delle fognature che scaricano in acqua, e ce ne sono tante ancora, la concentrazione di questo batterio, che insomma è piuttosto ostico, è difficile anche da eliminare a volte, è piuttosto alta, quindi abbiamo una contaminazione diciamo piuttosto frequente, soprattutto nelle zone dove ci sono poche accortezze e poche attenzioni nell'eliminazione degli scarichi fognari. I pozzi neri, oppure delle fogne mal gestite, o quando non ci sono, magari tanti hanno imparato a scaricare, come dicevamo l'altro giorno, nelle falde. In realtà bisognerebbe spiegare, tantissimi di noi non sanno ancora cosa sono le falde, sono delle preziose riserve di acqua che tutti noi abbiamo.
dobbiamo tenerle incontaminate. Invece, purtroppo siamo costretti a leggere ogni giorno che ci sono, diciamo, balordi che inquinano industrie, eccetera, e non hanno, grazie all'attività dell'attività del NOAA, dei carabinieri, ma non solo loro, riusciamo ad avere alcune notizie, ma non sempre, perché molte volte ce lo nascondo. Però adesso ritorniamo al nostro clima vacanziero. Sì. Indubbiamente, comunque, le annotazioni che tu hai fatto sono estremamente importanti, perché ci troviamo poi di fronte a delle realtà che non immaginavamo e dobbiamo imparare ad affrontarle in qualche maniera. Comunque, come ho detto, parlavo prima con il nostro regista, da ottobre faremo una trasmissione, non so ancora con che tempistica, sull'inquinamento. Quindi, anche perché, scusami se ti tolgo la parola, Alfredo, le spiagge di cui stiamo parlando ora, del nostro paese, e il nostro paese è quello più a rischio nel fenomeno dell'inquinamento ambientale, perché se abbiamo un aumento delle temperature superiore ai 2 gradi, e poi quando ne parleremo in questo senso, se tu vorrai, determinerà inevitabilmente un aumento del livello dei mari. Sì. E il livello dei mari, ne abbiamo già parlato allora, sarà drammatica la cosa. Insomma, voglio dire, molte spiagge spariranno, ma non solo spiagge, anche paesi. Quindi o ci diamo una regolata, insomma, perché tutto quello che è antropico dobbiamo farlo, insomma. Certamente. Ma ritorniamo alle nostre spiagge, al nostro desiderio di vacanza, che dovrebbe venire, se non erro, dal latino di stacco, qualcosa che si interrompe. Si interrompe il lavoro, si interrompe lo stress, ma è vero che poi si interrompe lo stress? Io guardavo con attenzione questi ragazzi, adesso era il momento, adesso in giugno e luglio più che altro è il periodo delle lunghe vacanze per i nonni che portano al mare i nipotini e per i giovani che fanno una scappata al mare dal venerdì alla domenica. Infatti in quei giorni lì, venerdì, sabato e domenica, è una cosa impressionante veramente di essere in pieno agosto, mentre per tutti gli altri giorni le spiagge sono pressoché vuote, ecco, sembrerebbero le spiagge dei nostri desideri, quasi, con poche persone, pochi inquinamento. E quindi, parlavamo di stress, ma è proprio vero che si stacca, cioè ci si allontana. Le vacanze dovrebbero essere un allontanamento dalla routine quotidiana, ma è proprio vero. Vedo che non, in spiaggia domina il vizio del telefonino, sempre attaccati a Facebook o a mandare messaggi. Pochissima gente la vedo rilassata proprio, o leggere un libro o anche semplicemente non far niente per poter decontaminarsi del lavoro. E poi io credo, ma questo non è il mio caso, perché non ne ho più l'età e quindi non frequento questi tipi di spiaggia, che indubbiamente le vacanze a Rimini, Riccione o comunque Cattolica o comunque in zone piene di discoteche, piene di divertimento, non siano un vero e proprio distacco dalla realtà e un relax come dovrebbe essere in veramente le vacanze. Tu come ne dici, Ugo? Sì, sono d'accordo con te. Io, mi piace molto scherzare soprattutto su chi va in vacanze un po' così impegnative, perché mi piace poi dire o ricordare loro che devono riposarsi dopo la vacanza.
per dire che, insomma, voglio dire, a volte scelgono dei percorsi vacanzieri che sono più stressanti, come dicevi tu, del routinario. E allora bisogna stare attenti a quello che si decide di fare. L'aumento della, se vogliamo vederla dal punto di vista un po' così medico, vuol dire c'è un aumento della produzione di tutti i derivati del cortisone, quindi della CTH, e tutto questo, come dicevi tu, provoca stress. E lo stress, magari così come l'adrenalina, insomma, aumenta per alcuni giovani che scelgono di fare una vacanza, diciamo così, per giovani, fra virgolette, ma per altri questa cosa non fa bene, perché, insomma, se uno deve controllare i suoi livelli di pressione oppure il suo ritmo cardiaco, insomma, andare poi a cimentarsi in qualcosa che non ha mai fatto, magari lo fa perché è vacanza, magari prende, che tu dire, vive l'esperienza del paracadute, o vive l'esperienza di altri sport acquatici, e magari in quel caso ci rimette la salute. Insomma, credo che bisognerebbe essere molto attenti, molto curati. Quindi una vacanza in questo caso diventerebbe una vacanza, uno stress. In altri casi pensiamo, per esempio, a chi è abituato a fare, diciamo, ogni giorno le stesse cose, vive, diciamo, le sue abitudini, è costretto magari a vivere in uno spazio un po' magari ridotto oppure diverso da quello in cui è abituato a vivere, con limitazioni magari del bagno, con limitazioni di altro tipo, e quindi in questo caso magari vive lo stesso una situazione di stress che non è assolutamente compatibile con quella di vacanza. Quindi bisogna, magari anche chi decide, per esempio, di vivere una vacanza in mare, o viverla magari facendo una traversata in una barca a vela, bisogna stare attenti, insomma, a quello che si fa. Molti, per esempio, ho visto che vivono esperienze su mari, diciamo, orientali, oppure vivono esperienze sui cosiddetti caicchi, per esempio, in alcuni posti, come vacanze così, insomma, un po' così straniere. E questi sono posti dove, ricordiamoci, c'è tanta umidità, e quindi l'umidità è molto molto pericolosa. Non possiamo poi magari lamentarci se ci sono problemi artrosici o problemi, certo, legati al respiro, insomma, ecco. Quindi attenzione a dove e come ci muoviamo, e d'altra parte anche andare in posti magari mal collegati poi ci impongono degli stress che non tutti riusciamo a sopportare, soprattutto quando le temperature sono alte. Quindi sapere prima esattamente dove si va e quali sono e come sono tutelati gli esercizi e i consumi in questa zona. C'è una cosa da dire anche, quarantenni, cinquantenni, non parlo dei giovani perché hanno il fisico per farlo, appena arrivano al mare si buttano a giocare e a gare di pallavolo, di pallacanestro, racchettoni e via discorrendo, che non credo dopo un anno, dopo 11 mesi di totale apatia motoria, sia possibile affrontare immediatamente. Infatti, nell'ambito delle statistiche ci sono dei dati interessanti, perché infatti l'articolo cita che il 13% corre in riva al mare contro il 30% della media mondiale, non si legge nemmeno, o comunque in misura molto minore di quello che ci aspetterebbe, solo il 55% del campione tira fuori dalla borsa un giornale o un libro, e c'è pure il 29%, diciamo i più onesti, che ammette di star lì con le gambe incrociate sull'asciugamano a guardare la gente. Devo dire che il discorso dell'asciugamano, di guardare la gente, è un discorso interessante, perché viviamo, almeno una mia considerazione, viviamo facciamo una vita di corsa, dove non c'è tempo neanche per guardarsi in faccia né per salutarsi. Invece rimanere a gambe incrociate come un santone indiano sull'asciugamano a guardare la gente, credo che possa essere un lato positivo. Cosa ne dici, Ugo? Io penso che, e questo me lo ricorda molto spesso anche Antonella, che guardare gli altri significa che non si guarda a se stessi,
la propria vita è vuota, quindi uno ha bisogno di guardare gli altri. E non vorrei poi che questa considerazione, diciamo, ci spinga a considerare che gli italiani sono un popolo di guardoni. No, non è in questo senso. Non credo proprio che sia in questo senso. Cioè, forse nell'era moderna il senso più logico di questa considerazione è quella che noi ormai siamo solo fissi su un computer, su un telefonino, parliamo sempre con gente che non è mai davanti a noi, che può essere a chilometri e chilometri di distanza. A un certo momento guardare vis-to-vis una persona, ma con molta innocenza e con molta trasparenza, a vedere come la gente fa, come si muove, può essere un punto interessante da... Ma i ragazzi, Alfredo, hanno smesso di molti hanno smesso di guardarsi, hanno smesso di parlare, hanno smesso di comunicare. Come dicevi tu prima, i telefonini sono stati, insomma, una disgrazia, perché persa la voglia di dialogare, si è persa, ma anche a tavola, come abbiamo detto in altre occasioni. I ragazzi non stanno altro che con il proprio telefono. Il telefono fa tutto tranne che viene usato per altro, tranne che per telefonare. Quello che accade anche è che proprio questa, in virtù di questa, diciamo, comportamento un po' così distratto, mi viene in mente così alcune frasi che alcuni ragazzi molte volte, diciamo, sono in grado di esprimere. Cioè, quando si trovano di fronte ad un paesaggio molto bello, che possa essere, diciamo, o di montagna o di mare, e magari c'è un tramonto, c'è un paesaggio molto bello, e qualcuno di loro dice: adesso che facciamo? E cioè, non vedono lì quello che il motivo del loro esserci, cioè la bellezza del paesaggio, la bellezza della natura. Cioè, assistere ad un tramonto, diciamo, al di là del fatto empatico, partecipativo, eccetera, è già quello un grosso premio alla vacanza che uno concede. Una volta, non so se l'hai fatto anche tu, si andava in gruppi alle 5 del mattino a vedere il sole. Sì, esatto, sì, facevamo questo perché è un evento molto bello. Indubbiamente. Insomma, lo si ritiene così, inevitabilmente si ritiene che debba accadere quotidianamente, perché sembra che debba, non è così. Ogni giorno è un miracolo che, insomma, è vero. Si assista ad un evento molto bello. È un evento che ci appartiene, un evento che dobbiamo imparare ad apprezzare, fa parte, ripeto. Andare in montagna e magari per sciare, o chi va magari durante il periodo estivo, il fatto stesso di essere nelle montagne, magari poter respirare quell'aria, vedere quel panorama, diciamo, partecipare alla vita di quel bosco, di quella natura, eccetera, è già un premio, è già una vacanza. Ma niente, caro. Voglio dire, quindi non vivere questa soddisfazione credo che sia purtroppo una limitazione. Ma io penso che poi, non lo so, io forse una cattiveria che dico, ma questo turismo di massa è un turismo della non conoscenza. Scappa e fuggi. O facciamo come i giapponesi che trasmettono al poi le informazioni facendo milioni di fotografie di ogni cosa, poi se le riguardano poi a casa, ma non ci si ferma, un po' come il discorso dell'alba da guardare in gruppo. Quando i cinesi, scusami Alfredo, quando i cinesi, gli orientali, insomma, in genere, quando fanno queste cose bisogna fotografarli, perché loro sono uno spettacolo, nello spettacolo. Certo, certamente, proprio vero. Ma che cosa danno? Ecco, un altro punto dell'articolo è che cosa noi non sopportiamo in spiaggia. Abbiamo parlato dello stress, abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di quello, ma rimane il 76% non sopporta gli sporcaccioni, qui mi sembra giusto. Certo. Che lasciano cartacce e bottiglie sull'arenile.
al secondo posto invece quelli che hanno dimenticato, e qua è vero, il vecchio insegnamento della mamma di non sollevare la sabbia sugli altri, e al terzo gli ipersportivi che giocano a pallone o si lanciano frisbee senza fare attenzione ai vicini. Genitori permissivi li lasciano scorazzare i figli senza regole. E a loro va la versione di 6 italiani su 10. Anche qua ci sarebbe molto da dire. Certo. Però penso che ci possiamo prendere una piccola vacanza anche noi con un po' di musica. Ugo, ci proponi qualcosa? Ugo Ghetto? Ma certamente. Grazie, caro. Sono già qui con un bell'artista proprio adatto per stasera, secondo me. Bene. Lui si chiama Eddie e questa è You and Me. Running out of my knees, I feel the time is always against me. It's not easy, they'll tan my skin, especially 'cause it's my you got so deep. They will want to breathe out the twin rain. Turn your lights and pull your window curtain. I think about you, that feeling sad with you. That's not me, I start losing my mind. Your hair smelling like a spring. I've learned to wrap my eyes from your piercing. It's memory which cannot give a shape. Has it gotten the clips of something in the shade? We forget the past. This is not a last. Don't stop to ask me if you'll never be you and me. Yet I find something to say. One more time than you and me. Yet I find something to say. One more time than you and me. I don't want an act of love, and it's not just a song. But tomorrow will come and I'll move on and on, move on and on. They will want to wait that it will rain. Turn your lights and pull your window curtain. I think about that you feel inside. Without you, there's no me, I start to losing my mind. Yes, I have a thousand guitars to play. The sun warms you all to stay. Yes, I have a thousand guitars to play. Ok, carissimi amici, riprendiamo la seconda parte. Sono le 22:45, abbiamo ancora una quindicina di minuti per chiacchierare sulle spiagge italiane e sui problemi delle spiagge italiane. Parlevamo prima di mettere questa bella canzone
di quello che odiamo noi in spiaggia, cioè chi butta le cartacce, chi solleva la sabbia, i genitori troppo permissivi. In effetti il discorso dei genitori permissivi o dei nonni permissivi, bisogna vedere in che stagione, se vengono prima d'agosto o in agosto, è molto fastidioso sentire queste urla di questi bambini che si lamentano. Non parlo dei bambini piccoli, lasciamo, questi sono fuori range, ma dei bambini già più cresciutelli, che fanno quella che noi chiamiamo a Bologna la tignata, sono tignosi. E invece bisognerebbe un pochino che i genitori o i nonni limitassero queste esplosioni di rumore, che sono piuttosto fastidiose, e anche quelle di scorazzare senza regole. Ecco, invece io devo fare un appunto, aprire una parentesi invece su un argomento per me molto dolente, molto, che mi fa molto arrabbiare: il discorso degli animali in spiaggia. Sono stato adesso a Cervia per andare a fare le terme fantastiche, veramente è il secondo anno che ci vado e sono molto molto soddisfatto. E non è lì possibile far entrare i cani in spiaggia, ma adesso tutti gli alberghi non possono rifiutarsi di ospitare dei cani. Certo, puntualizziamo il discorso, parliamo di cani di compagnia. Io non parlo di un pitbull, di un San Bernardo o di un ferocissimo mastino napoletano, parlo di cani di compagnia che vanno, Chihuahua, Pinscher, Yorkshire, che sono quelli che maggiormente si vedono, ecco, quelli lì praticamente. E non è assolutamente possibile, ci passano i vigili, danno 300 euro di multa al proprietario e 3.000 euro di multa al bagnino. È una cosa inammissibile, assolutamente, così tanta gente poi cambia posto e se ne va via da quelle zone. Purtroppo ho scoperto che lì a Cervia ci sono solo due bagni che permettono l'accesso agli animali, ai cani, poi si parla solo di cani, ecco. E infatti io vado, quando non vado a fare le terme, vado regolarmente ai lidi per Arese, e lì è possibile portare i cani tranquillamente, ci sono zone per i cani, e è possibile passeggiare sulla spiaggia con i cani, e credo che quando una famiglia ospita un figlio a quattro zampe per tutto l'anno, sia molto destabilizzante e molto brutto doverli abbandonare perché una spiaggia decide di non recedere un animale da compagnia. Ci sono stati, ho letto in questi giorni sui giornali della Riviera, molte critiche e molte lamentele. Perché onestamente devo dire, se il cane è educato bene e ha da un padrone che lo educa, perché ricordiamoci sempre che la maleducazione di un cane è il prodotto della maleducazione di un padrone, questo non ci si scappa proprio, e la violenza di un animale è sempre il prodotto della violenza del padrone, non lamentiamoci. Speriamo che anche questi bagni, dove non è possibile, possono regolare, cambiare le regole, perché loro poi si appellano alle regole regionali o le regole comunali. Questo è un appello che faccio di tutto cuore, caro Ugo, perché è un dramma per me. Infatti, quando sono stato adesso al mare, io e il mio cagnolino di 3 kg, addirittura più piccolo di un gatto, ce ne stavamo
al bar del bagno e mia moglie è in spiaggia, poi ci davamo il cambio. È possibile passare le ferie in questa maniera? Punto interrogativo. A te. Ma anche perché molti di questi cani, ma anche animali, non vengono, come dicevi tu, controllati bene dai padroni, quindi insomma, inseguirli nei loro bisogni che magari fanno in mare a volte non è facile, insomma. Ma non dico di metterli in acqua, quanta gente fa la pipì o qualcos'altro in mare, certo. A due metri dalla spiaggia, certo. Sì, sì, questo sì. Non dico di andare, di portarli in mare, che farebbe bene anche a loro un po' di acqua di mare, ma passeggiare semplicemente sulla battigia, ecco. Sì, è un'abitudine che dovremmo prendere tutti, ma ci sono dei posti dove i cani magari dovrebbero essere così custoditi, seguiti, insomma, non tutte le spiagge ce l'hanno, ma io li ho visti. Ci sono molte spiagge che hanno un angolo per gli animali. Per gli animali, sì. E così, caro Ugo di Bari, qua la questione si fa calda. Abbiamo Alfredo, dobbiamo fare anche un accenno al turismo culturale, perché molti dei nostri ragazzi stanno imparando, fortunatamente, tu hai accennato prima, durante periodi anche non estivi, diciamo, ad usufruire di alcuni giorni per visitare i musei, quindi questo è importantissimo, è una conquista, insomma, questa è una grossa conquista che non bisogna dimenticare, ma non solo musei, anche città certo, molto importanti. In effetti, se purtroppo non è un argomento che conosco molto, vai pure avanti tu, Ugo. Ma io direi che è stata una conquista perché in realtà i ragazzi non possiamo tenerceli chiusi in casa o chiusi con i telefonini o con i loro apparecchi web, insomma, certo. Hanno bisogno di vivere l'esperienza. Insomma, la partita di pallone sicuramente me la posso guardare in televisione, ma come dicevamo prima, l'emozione magari è maggiore e anche un po' di adrenalina se la vedo stando allo stadio, no? E magari ancora di più se la vedo in prima posizione. Però tutta questa emozione non deve, diciamo, impedire agli organizzatori della vita pubblica di tutti noi di ritenere più importante magari un ospedale moderno rispetto ad uno stadio moderno, e molte volte si casca nelle ipotesi seconda, e scusami questa nota polemica, perché almeno da queste parti si fa molte gare per avere uno stadio moderno e magari non ci si accorge che gli ospedali sono decrepiti. Vabbè, questa così una parentesi, ma a me piace fare polemiche, quindi no ma bisogna fare polemiche. Se non si fanno polemiche, allora andiamo a prenderci un caffè al bar, ecco, benissimo, allora granita di caffè con panna. E allora mandare i nostri giovani significa anche, diciamo, soffrire dei periodi, diciamo, di studio. Vengono favorite questi periodi di studio all'estero, che magari possono essere uniti anche a periodi, tra virgolette, di conoscenza, di vacanza, insomma. Sì. E questo significa anche arricchire la cultura dei nostri concittadini, che non devono essere costretti anche loro a vivere momenti di migrazione come quelli che vediamo sulla nostra terra per altri versi, però devono anche essere in grado di vedere, diciamo, cosa accade fuori. Questo significa far crescere loro, far crescere il nostro paese, insomma, vivere in momenti di globalizzazione, però ripulirli un po' di provincialismo. Hai detto una cosa interessante, Ugo. Hai parlato di globalizzazione, e una vacanza dovrebbe essere uno spunto di globalizzazione, cioè uscire dai propri limiti per andare verso i limiti degli altri. Ma io ho visto gente, diciamoci le cose, io ho visto gente cambiare, insomma, anche mentalità, perché a volte serve vedere come vivono gli altri, magari qualcuno che è un po' più avanti di noi, che ha imparato un po' delle regole di vita più evolute rispetto alle nostre,
e quindi magari vivere con loro, integrarsi con loro, significa apprendere anche a vivere modelli di vita diversi, insomma. Condivido pienamente. Mi ricordo nel 77 andai col consorzio agrario in Olanda, quindi visitammo delle culture di patate, perché io mi interessavo allora prima di passare poi all'informatica, mi interessavo di culture di patate, e andammo a fare un giro fra i contadini olandesi. E io rimasi, conoscendo la situazione dei contadini in Italia, rimasi a bocca aperta quando i contadini olandesi, oltre a vivere in ville fantastiche, avevano l'aereo privato, i figli andavano a studiare a Londra e avevano tutte le comodità, pur la facendo i contadini. Quindi anche la conoscenza di questa realtà non è che ci voglia mettere in un defiance, però ci fa conoscere che esistono altri sistemi di coltivazione agricoli, in questo caso, diversi e molto più redditizi. Un'altra cosa invece, ormai siamo alla fine, volevo parlare anche di un altro tipo di vacanza, e qui devo parlare in diretta di mia figlia, la piccola, che partirà alla fine di luglio per stare un mese in Tanzania come volontaria. Bene. Perché stanno costruendo per andare a costruire un ospedale e un ambulatorio odontoiatrico. Bellissimo. E nei tempi che permetterà di riposarsi in questo lavoro, siccome lei fa parte di un gruppo di clown qua di Bologna che opera negli ospedali sia per anziani sia per bambini, andrà a fare un giro fra gli ospedali della Tanzania per portare un po' di sorriso a chi sta male. Anche questa è una forma di vacanza che forse dà molto di più a noi che quello che noi diamo agli altri, questo indubbiamente. Questa è una cosa che volevo dire, perché nella speranza che tanti che ci sentono abbiano questo input, che oltre a divertirci, o come si dice, polleggiare su una spiaggia o passare l'estate a guardare le partite di calcio, c'è anche gente che dona il proprio tempo come volontariato e cerca di dare qualcosa agli altri, che è sempre un fatto estremamente. C'è gente che invece di andare a distruggere va a costruire lì, insomma, tutto è diverso, è un gesto molto, molto bello, che fa onore alla tua figlia, fa onore a tutti noi come italiani, insomma. Infatti io spero che poi quando tornerà in ottobre ci verrà a raccontare la sua esperienza, anche perché è già stata 6 mesi in Africa, in Egitto, a Mar Salam, in un centro vacanze dove teneva dietro e curava i bambini. Quindi sempre stato interessato al volontariato, non c'è niente da fare. Molto bello. È molto bello. Le fa onore, cioè sicuramente le fa onore. Molto, 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 permettetevi di dirlo, orgoglioso di questo. Certo. Va bene, caro Rosario, dove vuoi andare a far volontariato tu? Non ti risponde nemmeno. Rosario oggi non c'è. Non c'è. Ci sono. Ecco Rosario. Non abbiamo detto il rosario dei vari. Certo, adesso lo dico, perché avevo detto a Ugo che non sarei intervenuto perché sono stato un po' assente qua, però vi ascoltavo sul mio palmare, sulla radio. Allora, diciamo subito che questa è stata una trasmissione molto interessante, perché è stata un po' varia, no? Sto ping pong tra te e Ugo Lombardi, insomma,
Sta sempre ben migliorando di volta in volta. È eccezionale, guarda, è eccezionale. E quindi, insomma, detto questo, io ricordo a tutti i nostri amici che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, è andata, insomma, a reti unificate. Quindi siamo ancora in diretta su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgarede in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio sempre di Modena, e ovviamente su Radio Saiz e Radio Saiz Classic. Per quanto riguarda invece la web TV, siamo presenti. La web TV è interessante per chi volesse vedere Alfredo, non ve lo faccio vedere in video, ma vi faccio vedere l'immagine. Non ricattarmi. L'ho detto all'inizio, siccome parlavamo di mare, mi sono messo ti manca solo l'ombrellone, insomma, qualcuno ti spalmi, diciamo, la crema solare. Quindi siamo a posto. E quindi con la web TV, insomma, siamo su Facebook, come dico sempre, Radio Science, il nostro sito, su Dailymotion, e siamo presenti su queste tre web TV. Ricordo agli amici che chi si fosse perso l'inizio della trasmissione, oppure se la volesse riascoltare tutta quanta, su Facebook appena chiudiamo, ce ne andiamo a nanna, bene, e potete riascoltarla sulla pagina di Radio Science su Facebook. Riprenderei un attimo la parola, se mi permetti. Ma tu sei un prepotente, vedi, prendi. Lo so, io sono nato prepotente. Perché in coda a questo articolo, questa analisi dell'Expedia, c'è un'informazione molto interessante che dice: vari studi indicano che il giorno migliore per prenotare è la domenica. Si risparmiano fino al 30% rispetto al venerdì, che è il peggiore, essendo quello in cui la gran parte dei viaggiatori business acquisti i propri viaggi. Bisogna partire con almeno 3 settimane di anticipo e comprare voli e albergo insieme, facendo così sul nostro sito, vabbè, qui parla di Expedia, si risparmia sempre. Questa è una notizia che può essere interessante. Ovviamente tenete conto che tutte le compagnie aeree, adesso anche quelle dei treni, certo, diciamo, offrono pacchetti completi, viaggio, volo, certo, albergo. Okay. Quindi giusto per fare par condicio. Esatto. Cioè, nel senso che io vado agli Hawaii, tu rimani a Treviso, quello è par condicio. Ma io in vacanza non ci vado, sai che odio il mare perché non mi piace la folla e non mi piace sudare. Amo la montagna, però amo la montagna dove non c'è nessuno, dove sono solo io. Anche lì. Come fai? C'è un bellissimo libro di Kerouac in cui racconta la propria esperienza come guardiano e antincendio nelle foreste dell'America del Nord, in cui passava alcuni mesi su una baita in mezzo alle montagne da solo, quindi con una radio portatile e con i rifornimenti di viveri, e per fare gli avvistamenti degli incendi. Potrebbe essere un discorso interessante per te? Per te chi? Tu, Rosario, vuoi stare da solo? Voglio stare da solo? No, voglio stare da solo, nel senso che cioè, non amo la confusione. Esatto, ecco. Questo hai perfettamente ragione. E allora, va bene, è così, caro Alfredo. Diamo una buonanotte a tutti i nostri amici. Certamente, io avevo trovato una poesia. Volevo leggere questi pochi versi di questa del più grande poeta italiano vivente, del più grande poeta non solo italiano, del mondo vivente. Dopo sveleremo chi è. Ovviamente io non so leggere, quindi prendetevi come sono. Leggi bene. Dice: leggi. La campagna attende immobile il risveglio, il ritorno di quel formicolio che genera di nuovo l'attesa violenta della primavera. L'orizzonte è ora più vasto attraverso gli alberi spogli e gli austeri nidi delle petulanti gazze,
sono coffe da cui gracchiare lo sgorgare delle prime gemme. Indovinate di chi è questa poesia? Mi è venuta la commozione. Il sommo poeta è il nostro caro amico Dante. Alfredo. L'ho letta dal suo libro Solo un fascio di parole. Degli anni, sono poesie che ha scritto dagli anni dal 2008 al 2011. Bella, bellissima. E l'editore è Il Foglio. Grazie, ti giuro, mi sono venute le lacrime agli occhi. Non fa che piango. Benissimo. Mi hai commosso, Rosario. Beh, chiudiamo questa trasmissione in questo modo, dai. Va bene. Un caro saluto a tutti. Un abbraccio. Arrivederci. Alla prossima. Arrivederci, buonanotte. Chiusa la riunione di condominio di Radio Science. Ciao, ciao. Where'd you be if you had given to protection?